concetto che porto io avanti da anni è un concetto podolistico, cioè in cui, pur essendo podologi come natura primaria, ci occupiamo dal piede di vedere la salute di tutto il corpo e di capire se il piede è causa, quindi attore specifico delle patologie che magari stanno altrove, sopra al ginocchio, alla schiena, all'anca, o se è uno spettatore che cerca di rimediare ad errori o a disturbi che ci sono nella parte superiore. Per questo che oggi nella visita faremo una serie di tappe diverse che mi permetteranno di raccogliere una serie di informazioni globali che poi ci devono spiegare le motivazioni meccaniche o posturali che hanno portato a quel problema. Questa è la filosofia podolistica del dottor Romagnina che ho coniato. La seconda fase invece è un esame sdraiato su un lettino, quello che gli americani chiamano in catena cinetica aperta, quindi il piede non è più vincolato al suolo e alle forze di gravità, le articolazioni e i muscoli sono liberi e possiamo fare un confronto tra queste due realtà e le possibilità di movimento degli organi, quindi delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini, delle fasce. Questo esame comparato di due situazioni dà un'informazione enorme sul corpo umano e sulle sue possibilità di uscire dalla fisiologia e entrare nella patologia o di poterci rientrare viceversa. Fatta questa che è la parte clinica, medico-clinica fondamentale, poi mi avvalgo di strumenti di aiuto alla diagnostica che sono degli strumenti che mi danno dei dati non più soggettivi ma oggettivi. Questi dati sono ad esempio la baropodometria, una piattaforma che mi sa dire due parametri. Uno, la forza esercitata in ciascun piede e in ciascun centimetro quadrato di ciascun piede e la distribuzione dei carichi e lo stesso esame in dinamica anche il tempo di svolgimento del passo nelle varie fasi, per vedere se ci sono dei ritardi, delle precocità o delle anomalie nel funzionamento armonico del passo. Mi avvalgo di uno strumento che è la spinometria, che non è invasivo, tutte analisi non invasive che non emettano radiazioni, che non facciano male, che sono ripetitive nel tempo finché vogliamo, anche per vedere nel tempo il miglioramento o il cambiamento attraverso le terapie eseguite. Questa spinometria mi simula, tra virgolette, una radiografia senza raggi perché mi va a leggere tutte le convessità e le concavità del corpo lette da una luce a più di 5.000 punti e mi ricostruisce la postura di questa colonna. Da lì io riesco ad analizzare il piano frontale, il piano sagittale, il piano trasverso e a capire in relazione all'esame precedente dei piedi come l'individuo si pone nello spazio, nella statica, nello stare in piedi in posizione eretta. Questo esame comparato di due situazioni dà un'informazione enorme sul corpo umano e sulle sue possibilità di uscire dalla fisiologia e entrare nella patologia o di poterci rientrare viceversa. Questa è la visione podolistica che mi permette oggi di esaminarla da tutti questi punti di vista e poi stabilire quali possono essere le terapie più adatte per agire sulle possibili cause dei suoi disturbi e capire il corpo come ha messo in moto questo meccanismo patogenetico e doloroso per lei.